Nei giorni scorsi sono stati presentati i restauri di due importanti opere restituite all'apparato decorativo della chiesa cittadina di Sant'Agostino. Si tratta della trecentesca Madonna col Bambino di Tommaso da Modena e dell'ottocentesca Palla del Sacro Cuore di Giuseppe Goldoni. Il restauro è stato finanziato dall'associazione culturale Il Cenacolo. L'opera di Tommaso da Modena è un affresco frammentario su massello raffigurante la Madonna con Bambino, la cui realizzazione si colloca intorno al 1350. È uno dei capolavori di Tommaso da Modena ed è collocata nella cappellina a destra, sotto la cantoria dell'organo. L'intervento, condotto da Fabio Bevilacqua, è di carattere manutentivo. Ha restituito all'opera una buona leggibilità, consentendo nuovamente di apprezzare appieno la qualità artistica di Tommaso, il cui stile naturalistico lo colloca tra i maestri più intensi del Trecento padano. Il secondo intervento riguarda la pala ottocentesca posta nel terzo altare di sinistra, raffigurante il Sacro Cuore di Gesù, che appare alla beata Margherita Maria Alacoc, del pittore modenese Giuseppe Goldoni. La notorietà di questo artista appare piuttosto appannata da quella del padre Carlo, apprezzato pittore, litografo e restauratore. La prima chiesa di Sant'Agostino fu costruita nel 300, nell'area di una chiesa degli agostiniani eretta un secolo prima. Alla morte di Alfonso IV d'Este nel XVII secolo, la moglie Laura Martinozzi volle trasformarla in Pantheon Estense. Fu poi scelta la chiesa di San Vincenzo, ma la decorazione, che esalta la famiglia d'Este, è la testimonianza di questo intento. Fra le opere conservate nella chiesa spicca il gruppo in terracotta della deposizione della croce realizzato dal Begarelli.